Ieri il ministro dell'interno ha sciolto il comune, il consiglio dei ministri ha sciolto il comune di San Luca per infiltrazioni mafiose. Lei è stato 5 anni sindaco di questo comune che viene ritenuto dalle inchieste giudiziarie, dalla magistratura, dalla storia, sì, la culla dell''ndrangheta. Dimostro che non è vero. Lo dimostro con gli atti proposti dalla mia amministrazione. Noi quando siamo partiti nel 2008, il 16 aprile ho vinto le elezioni, e c'era già in itinere dei progetti, tra cui c'era un progetto importantissimo, quello che era stata stipulata una convenzione, un progetto grosso in prefettura, dove erano stati coinvolti tutti gli attori che potevano dare a questo comune la possibilità di non essere più definito quale culla dell''ndrangheta, ma quale comune modello. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato ad azionarci, ad azionare quelle politiche serie, quelle politiche di sviluppo. Abbiamo trovato in tutti i punti dove noi siamo andati a bussare, regione in primis, abbiamo trovato sbarramenti. Io qua volevo chiedere al signor ministro, a chi ha fatto le commissioni, a chi fa le relazioni, perché hanno chiuso le porte a San Luca? Ed è dimostrato. In che perché senso hanno chiuso? Hanno chiuso le porte tutti, perché con il mio insediamento sono stato isolato. Lei si ricorda che è venuto a San Luca Storace? Per dire che cosa? Non ho capito. Di Pietro è venuto a San Luca per fare che cosa? San Luca è stata fatta, tipo un esempio, per dire che bisognava fare la caserma. Era stata progettata da 20 anni la caserma dei Carabinieri, non è che Di Pietro ha inventato l'acqua calda. Quindi hanno fatto immagine su San Luca facendo carriere, gente che con San Luca è venuta solo qua perché c'era il momento della focalizzazione in quel momento di San Luca e quindi avevano bisogno di farsi pubblicità su San Luca. Però queste persone che sono venute a San Luca, dove noi abbiamo fatto subito dopo, il 13 di maggio del 2008, a San Luca è venuto l'attuale Presidente del Senato, il Senatore Pietro Grasso. È venuto a San Luca, è stato qua una giornata e in quella iniziativa anche della Gerbera Gialla il paese ha risposto e ci sono le immagini. Sì, abbiamo fatto una grande giornata di cambiamento, di legalità, di missione. Fanno a fare convegni e a raccontare chiacchiere alle persone. Noi abbiamo, cioè qua quando viene qualcuno da fuori gli raccontiamo che la Calabria è brutta, che la Calabria non funziona, che la Calabria è questo e la Calabria è quell'altro. La Calabria, se è in questo stato, la responsabilità sta a chi l'ha governata negli ultimi 30 anni, non al sindaco di San Luca e non ai sindaci sciolti per mafia. Problema delle amministrazioni comunali colluse con l''ndrangheta è un problema ricorrente, ma è ricorrente perché l''ndrangheta nel territorio calabrese esercita un condizionamento, un'infiltrazione a volte del tessuto sociale, quindi amministrativo e quindi diciamo della governance dei comuni che finisce per dare questi frutti, sindaci o assessori che sono collusi con l''ndrangheta. E per quanto riguarda Rosi Canale, voi sapete che io ormai da tanti anni dico attenzione a chi si erge a paladino dell'antimafia senza avere dietro le spalle una storia. Non è possibile, non è tollerabile, perché c'è gente che è morta per la lotta alla mafia. Quindi non vorrei però che da questa situazione se ne tragga un insegnamento contrario. L'antimafia c'è ed esiste ed è come dire, impersonificata da tantissime persone che si dedicano con tutta la propria dedizione e il loro impegno, massimo impegno all'antimafia, e sono persone che rischiano, sono tante. C'è gente che lucra, che c'è gente che ne ha fatto un mestiere, che ne fa un mestiere, che ne continua a fare un mestiere. È una cosa bruttissima parlare di lotta alla mafia, andare a San Luca, illudere decine di donne, magari reduce da lutti, reduce dalla mille delusioni di politici che a turno che ciclicamente sono andati a promettergli la luna, arriva un'organizzazione antimafia e promette di nuovo la luna. E poi cosa troviamo? Troviamo che 10.000 euro offerti dal Consiglio regionale della Calabria ci compriamo una smart, 16.000 euro offerti dal Ministero delle Politiche Sociali ci compriamo la 500. Queste sono delle cose gravissime, inaccettabili.